Care amiche e cari amici, buongiorno e bentornati sul canale. Torniamo a parlare del caso di Pierina Paganelli. Luis da Silva resterà in carcere. Questa è la decisione dei tre giudici del riesame tenuto a Bologna nel Tribunale della Libertà. Hanno respinto la richiesta di scarcerazione del senegalese vicino di casa di Pierina, unico indagato in carcere dal 16 luglio. Nella giornata di ieri sembrava arrivasse la notizia nel giro di qualche minuto, invece è stato tutto momentaneamente congelato perché è saltata fuori una testimonianza trovata dai legali di Luis da Silva, dove la moglie di un condomino che abita in via del Ciclamino dichiara che di aver riconosciuto in quel video il marito. Quindi la squadra mobile ha deciso nella giornata sempre di ieri di convocare l'uomo, però prima di andare alle 13 in questura davanti a chi sta indagando per delucidazioni ha avuto un'intervista dall'inviato Valerio Scarponi di Vita in Diretta, dove lui non solo si riconosce in quelle riprese fatte dalla telecamera della farmacia, ma bensì motiva il fatto che fosse proprio lui. Infatti dice che quella persona che si vede porta gli occhiali come lui, aveva una maglietta con una scritta indietro, dietro la schiena, appunto come quella che a lui indossava quella sera, che è quella del suo lavoro. Addirittura la moglie che li presenta dice sì, poi c'ha la borsa e in più è riconoscibilissimo dal passo. Voglio dirvi che questo uomo è di colore bianco, di 1,72 m, quindi molto più basso di Luis da Silva, che è alto 1,83 m, ed è di colore nero. L'uomo si è presentato davanti alla squadra mobile in questura all'incirca erano le 13. È stato dentro ben 3 ore, dove quando è uscito, e ho potuto leggere un servizio scritto sull'ANSA, dove lo stesso dichiara che in quel video non si riconosce. Peccato che qualche ora prima aveva detto l'opposto. Cosa accadrà adesso che Luis da Silva rimane in carcere? Comincerà a parlare? A dire quello che sa, quello che conosce? Secondo me no. I suoi legali sicuramente gli consiglieranno di stare zitto, anche perché ad oggi non ci sono prove sue di DNA sulla scena del crimine. Poi addirittura hanno già constatato che è molto difficile arrivare ad avere un DNA pulito per una comparazione. E poi vedremo cosa succede anche da questi esami informatici, se porteranno dei risultati. Ora, care amiche e cari amici, vi aspetto come al solito nei commenti per confrontarci. Voglio sapere cosa ne pensate di questo Luis che è dovuto restare in carcere, di questo video, cosa è successo, questa cosa incredibile dove è comparsa improvvisamente una persona che abita lì in via del Ciclamino, che inizialmente si era riconosciuto e molto bene, e dopo 3 ore di colloquio in questura ha cambiato idea. Vi aspetto. Ora, salutandovi, vi invito a iscrivervi al canale per poter attivare la campanella di notifica per il mio video nuovo che caricherò. E ora vi auguro una buona giornata.